Lino Mage protagonista, match winner della sfida di oggi con la Triestina. Sensazioni? Cosa vuoi che ti dica? Bellissimo, bellissimo. Aspettavo questa occasione da tanto, che ho fatto poco minutaggio questa stagione, è arrivata la mia occasione e mi sono fatto trovare pronto e lo sentivo sinceramente che la squadra era in un... Abbiamo avuto anche, mentre ci scaldavamo, qualche acciacco, è dovuto entrare qualche compagno che non doveva partire titolare e c'era grande voglia di squadra e poi è arrivato anche il gol e quindi sono felicissimo e siamo contentissimi in generale. Io ti chiedo il significato di questa vittoria qua, forse avete già troppo tempo, sono passate tante partite dove magari potevate vincere, la percezione non era sotto l'aspettativa, poi eventi, incastri, situazioni varie non è arrivata, vincere contro un avversario del calibro della Triestina vi proietta a un punto della zona playoff con mezza salvezza in tasca, parlo solamente 3 punti possono cambiare il senso della stagione e il finale di stagione. Sì, hai detto bene, era la partita dove ci si aspettava meno di fare punti, come hai detto te, e invece ci abbiamo creduto tanto, abbiamo visto che nelle partite prima, dove magari era più scontato, non sono arrivati e la squadra si è dovuta dare una mossa e ci siamo uniti, abbiamo parlato, ci siamo motivati e si è fatto vedere in campo. Chiedo una lettura del primo tempo, forse era difficile impattare per la squadra, una squadra che non salita, una squadra che può puntare al terzo posto, dove comunque avete giocato bene in palla, siete andati più volte, la ricerca del portiere non è arrivato, chiaramente ne ha ripreso il mezz'ora di grande sofferenza per poter essere. Altrimenti, 2 partite in una partita, però davvero ci ha saputo interpretare bene, a volte è mancata la capacità di stare sui due spartiti. Abbiamo giocato con personalità, hai detto bene, e abbiamo visto che loro non venivano tanto forte a pressarci e potevamo giocare e abbiamo fatto così per creare qualche spazio, abbiamo creato anche qualche occasione, poi giustamente anche loro ci hanno messo sotto, soprattutto nel primo tempo, anche verso la fine per puntare col palleggio a creare anche qualcosa, però siamo stati bravi anche lì a reggere e abbiamo fatto una grandissima partita. Il primo gol da professionista, hai una dedica particolare? La dedica ovviamente va alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, probabilmente mi hanno guardato anche in televisione e sono felicissimo per loro e ecco, per la mia famiglia la dedica sicuramente. Che sensazione hai provato quando hai visto la palla? La sensazione che più bella che puoi provare, no? È arrivata quella palla e ci ho creduto, è stato che di istinto, no? Che è arrivata lì e poi quando entrava, visto che entrava, esplosione di gioia, no? È andato già Gianni ad abbracciarlo e contentissimo veramente. Grazie mille Dino. A te Paolo.